tutti ragazzi, Oda Beggi, e bentornati su We Have Seen. In questo video parleremo finalmente degli ultimi tre episodi di Deadly Class. Ma prima vi ricordo che per coinvolgere più persone possibili potete condividere il video e assolutamente, ragazzi, iscrivervi al canale volendo anche tramite il comodo box qui in basso. Ora non vi resta che mettervi comodi, birra alla mano e sigla. Abbiamo visto The Club Down, Kids of the Black Hole e Sync with California, nonché ottavo, nono e decimo, nonché finale di stagione di Deadly Class. Ragazzi, prima di iniziare a parlare di questo trist di episodi che abbiamo deciso di fare in un unico video, visto che siamo arrivati veramente tanto lunghi, lo sappiamo, ci dispiace tantissimo ragazzi, voi non sapete nemmeno quanto, non tanto per il contenuto ma per quanto... più che altro per portare sul canale quelli che erano quest'ultimo test di episodi. Ci sono stati un pochettino di problemi, ma finalmente ce l'abbiamo fatta. Wow! E ora siamo pronti. Che culo! Potevamo anche evitare di farlo. Premessa: siamo partiti, come ben sapete ormai chi ci ha seguito, insieme proprio dal primo episodio, perché abbiamo fatti episodio per episodio, quindi abbiamo avuto tempo di analizzare ogni minimo dettaglio di ogni singolo episodio, quindi sapete bene che avevamo un certo tipo di speranza, un certo tipo di aspettative, un certo tipo di hype, che nel tempo un po' si è trasformato in frustrazione e poi in incazzatura bella e buona, perché non puoi iniziare una serie con queste anticipazioni e poi trasformarmela lungo andare in quello che è stato. Andiamo pure nel dettaglio, ragazzi. Allora, partiamo pure da quello che dice. Che tristezza! Sono triste! Partiamo cazzo. Pure da cosa stava dicendo il mio collega egregio Oda, no? Effettivamente sono partiti con delle premesse, ci hanno dato delle grandi aspettative. All'inizio, infatti, ma è la gioia, siamo partiti con tutte le buone prospettive rispetto a questo contenuto, soprattutto perché l'abbiamo preso un po' a scatola chiusa sapendo chi c'era immischiato. E quindi questo forse è stato anche un po' un nostro errore. Sì, ci siamo fidati troppo del fatto che c'erano i Brothers. Cioè i Russo Brothers, ragazzi, ho detto sarà un prodotto. Ma non era solo quello però, perché va bene, Russo Brothers, ma poi inizi con Dominio del Re, Setta Segreta degli Assassini, la Deadly Class, professori strafighi che ti insegnano ad ammazzare. E tutto questo che abbiamo appunto affrontato in questi episodi. E poi? E poi che? E poi? Cosa è successo in questi ultimi tre episodi? Vogliamo parlarne? Incredibile. Per favore, inizia da come abbiamo finito il settimo. Allora, ci eravamo lasciati, porca, ragazzi, di quella miseria, perché è uno dei punti più cruciali effettivamente, no? Ci eravamo lasciati forse nel momento più alto della stagione, ormai mi viene da dire, visto gli ultimi tre episodi. Mi viene da piangere, effettivamente, se ben ricordi quanto ne abbiamo parlato bene in questo settimo episodio. Esatto, sotto certo esatto punto di vista. Ci eravamo lasciati, anche se nascondeva al suo interno le solite magagne. Sì, però nascondeva al suo interno le solite magagne, ma comunque era accompagnato da alcuni punti che comunque gli davano forza. E effettivamente eravamo anche ben presi e dispiaciuti di essere arrivati così in ritardo, ma vedendo questo trist di episodi, in realtà non mi dispiace neanche così tanto alla fine, che l'abbiamo visto solo adesso. E arriviamo in questo ottavo episodio dove dovevamo assolutamente avere qualche informazione, perlomeno riguardo a cosa avessimo fatto con questo professore che abbiamo lasciato sulla strada da solo. Cioè, abbiamo finito un episodio al cardiopalma, quasi con uno scontro per strada tra Chester, Fuckface, e il nostro big professore pazzo, uno dei killer più famosi del mondo, che poi appunto pareva essere scappato, le inquadrature lasciavano intendere che comunque eravamo nei cazzi. Sarebbe potuto succedere. Fino all'estremo, l'episodio dopo comincia con tutti felici e spensierati a cannarsi su un tetto, non parlando neanche minimamente di questa cosa. Esatto, il problema è quello, non è il problema di essere sul tetto a cannarsi, il problema è che non abbiamo più parlato e non abbiamo più detto nulla riguardo a questo, quanto è accaduto. Questo professore è scappato, sta uccidendo qualcuno, è nella centrale di polizia a fare una strage, è ritornato alla scuola. Cosa è successo? La scuola se n'è accorta che è uscito. Ad esempio, abbiamo i ragazzi incappucciati marroni. Ma poi il professore del primo episodio che è scappato è ancora latitante. Questo è la setta segreta meno segreta e meno paurosa del mondo. Meno credibile a questo punto. Cioè, non è credibile. Mi hai fatto delle premesse che no, durante l'andamento della storia non hai mantenuto. Il maestro Lin, top del top, è una sega. Gli scolari sono una sega. Saya, che era la macchina di morte al top, la speranza del dominio del re per un nuovo mondo di assassini, è una sega. Si è fatta malmenare da tutti! Cazzo!
Scusa, sono incazzato. Effettivamente qua io non so se ridere. Rido per non piangere. Esatto, non so, cioè sto ridendo, ma perché non voglio mettermi a piangere di fronte alla videocamera. Però ho capito che ancora di più, perché proprio di te, Saya, che io sono innamorato di te perché mi piace tantissimo questa attrice, però il personaggio lascia molto a desiderare. Ma vabbè, comunque abbiamo avuto una premessa ulteriore in questo triste episodio, quando il Mastro Lin va da Saya e gli dice: non ti sto facendo una richiesta, devi andare lì a fare quello. No, poi torniamo a, mettiamo anche il dettaglio del fatto che era stata sgamata dal fatto che era sì, fuori orario, fuori dal del coprifuoco. Va bene, la situazione era delicata, però che minaccia, ragazzi. Cioè, qua ogni volta che questi studenti fanno una cazzata non capita mai niente, nulla. Ma perché c'è troppo altro di cui sì, occuparsi. Vabbè, e okay, va bene. Non va bene. Però allora abbiamo detto: Saya, sei la macchina più potente che abbiamo forgiato, tra virgolette, all'interno del dominio del re. E cazzo, da lì in poi dici: va bene, fino adesso probabilmente abbiamo incontrato solo delle bestie troppo potenti. E va bene. Cazzo, il primo combattimento se le prende rovinosamente. Ma poi dai, dai gli scagnozzi di Chester, dai, che sono i peggio trovati dalla strada. Ma poi... Ma dai, ma... Allora ragazzi, voglio parlare di uno dei punti molto dolenti di questo triste episodi, che è questo triangolo tra Marcus, Maria e Saya. Allora... Nelle modalità, ragazzi. Ma infatti... Qui questo che hai appena citato è il fulcro del problema. Esatto. Noi abbiamo creduto di star guardando un certo tipo di serie. Mm-mm. Abbiamo capito troppo tardi che era un altro tipo di puntava serie. Puntava proprio totalmente in un'altra allora, direzione. Allora, se il fumetto è fatto così, ok, amen, mi devo rassegnare. Però non puoi, cavolo, anche tu creatore del fumetto, non puoi creare tutto questo assembramento di dettagli fighi e di contesto figo per poi ridurre la storia a un teenage drama con le cose amorose nel... Cioè ragazzi, ma qui stiamo, allora com'è possibile? Senza contare che la si scusa per ti faccio andare, ma sono troppo incazzato, che la situazione in cui si verifica questa cosa è avvenuta la sera prima di un colpo importantissimo, che siamo andati addirittura a comprare del C4, che a cosa ha servito nessuno lo sa, in cui organizziamo il colpo alla perfezione, ripassandolo nei minimi particolari, e poi ci ubriachiamo a morte la sera prima, che deve essere tutto perfetto, se no rischiamo la vita, ma chi se ne frega, ubriachiamoci e poi ci facciamo la merda addosso in un negozio di fumetti. Tra l'altro penso il negozio di fumetti più affollato della storia del mondo, perché adesso che i fumetti sono in crisi non va più nessuno, sono sempre vuoti. Loro, lui aveva la fila davanti al negozio e poi deve farsi la merda liquida addosso, cioè vabbè. Ma che quello lì vai, io pure, posso ancora anche accettarlo, posso anche ancora accettarlo, va bene. Hai voluto goderti la tua ultima serata perché l'indomani effettivamente c'era il rischio di rimanerci e mi sta bene. Ma proprio perché c'è il rischio di rimanerci, forse evita di ridurmi a merda. Allora, no? Non sono 35enni, 40enni, ma sono 16, 17. Studente di classe. Va bene. Adesso è accettabile dire una cosa del genere. Comunque, la cosa che mi ha fatto più incazzare di tutto quanto è: arriviamo a fare il colpo. Saya ovviamente non ascolta quello che Mastro Lin gli dice. E lì saranno veramente gran cazzi per lei adesso, perché non voglio immaginare quanto sarà arrabbiato. Oddio, visto cosa dovrebbero essere gran cazzi, ma una pacca sulla spalla e andremo avanti. Vabbè, come al solito. Lì sono, ormai sono supposizioni quelle, perché appunto dobbiamo aspettare un'eventuale seconda stagione. Manco quotato. Ma comunque, arriviamo di fronte alla casa di Chester. Ci facciamo vedere in una maniera. Dobbiamo fare la missione stealth. Noi siamo davanti a 5 metri dal pianerottolo della casa a parlare del piano per strada. Con Maria travestita nel suo solito modo, che va a fare il giro della casa. Nessuno la vede, un vestito rosso. Non dai nell'occhio. Ma e poi bene. Fai il piano che l'altro si traveste da postino per andare davanti alla porta. Per ma se siete lì davanti! Vabbè. Siete lì davanti, ma che urlate. Quello a cui voglio arrivare, che mi ha fatto più incazzare di tutto, e quello che mi ha tolto ogni tipo di credibilità tutta questa serie, è: entriamo in questa casa e Maria e Saya si iniziano a ficcare loro due in casa. Ma stiamo scherzando? Ci sono persone che ci vogliono uccidere da tutti i lati, noi ci mettiamo a picchiarci io e te, mentre gli altri di sotto tra l'altro rischiano allegramente la vita. Ma dai, ma dove vogliamo con andare? Marcus che usa la mazza, che è ridicolo. Vabbè, cosa ridicola all'estremo, però non
non sono neanche le cose più gravi, perché le cose più gravi arrivano poi da chi meno te lo aspetti. Mastro Link, durante l'episodio, l'ottavo, mi ha dato una scintilla di speranza quando abbiamo visto il gesto tecnico con cui ha minacciato due persone contemporaneamente. Ho detto, ok, forse ci stiamo ridestando. Invece no, perché davanti a Madame Gao, tu che sei Mastro Link, a capo del dominio del re, della setta più grande degli assassini, sei il miglior e fai il culo a tutti che non hanno autocontrollo, che tu sei il meglio best in questo senso. Il ghigno. Ma dove cavolo? Il ghigno davanti a Madame Gao. Cioè, gli stai dicendo, pretesto scenico per farla scappare. Gli stai dicendo stiamo per ucciderti. Ma c'è. Cioè, tu, Mastro Lin. Stai scherzando. Ma da dove si è mai vista una cosa così? Ma come può essere lontanamente accettabile una cosa così da questo personaggio? Ma non può, ha rovinato completamente. Senza contare che fosse stato, non era accettabile comunque, ma fosse stato un nemico storico che odiava, se ti prende la soddisfazione lo sto ammazzando. E tua sorella, che a quanto pare eri pure indeciso se ammazzarla o meno, ti fa il ghigno. Ma il ghigno, ma di cosa? Cosa ha servito? Godevi che stavi per ammazzarla? Boh. Cioè, ha goduto in quel momento. Allora, no, secondo me hanno giocato molto sulla psicologia, no? E di fronte a questa situazione, probabilmente anche vogliono far passare che anche un esperto di tutto quello che abbiamo elencato fino adesso, come Mastro Lin, può lasciarsi, diciamo, soggiogare, tra virgolette, perché finalmente aveva goduto del fatto che la stava per mettere nelle chiappe, sì, sua sorella, però comunque non resta accettato. Non regge. Ma non reggerà mai, ma cioè, fagli il sogghigno quando ce l'hai morta lì sul pavimento. Esatto, la guardi negli occhi, le sorridi, e la guardi negli occhi e le dici... T'ho un po' fottuto, cioè, e invece no. Così avrebbe avuto senso, ma come può essere accettabile una cosa del genere da un personaggio così? Non può esserlo. Infatti... Da lì in poi è stato proprio un disastro totale. Poi arriva il Don Diablo, che è incazzato, viene a sapere questa cosa perché, da sorella. Perché effettivamente poi è normale che noi usciamo con le teste mozzate sotto braccio. No, ma aspetta, così. Prima di andare lì, aspetta, vogliamo parlare ancora prima di questa scena? Allora, Mastro Lin e sua figlia riescono a salvarsi per miracolo dal figlio di Don Diablo, che abbiamo l'occasione di ammazzare, e invece lo buttiamo giù per le scale. Non ci viene in mente che forse uccidendolo potremmo risolvere almeno la situazione in per parte. 10 minuti. No, lasciamolo vivere, scappiamo al dominio del re, che tanto laggiù non ci sarà sicuramente mia sorella. E infatti poi arriviamo tutti i mastri cappucciati morti, perché ovviamente abbiamo imparato che sono tutte delle grandissime mezze seghe in questa scuola. Non ce n'è uno che sa difendersi, uno, e quindi disastro. Arriviamo lì e paradossalmente l'unica scena degna di nota della serie, ovvero visione di Lex, che dovrebbe essere la normalità in questa serie, no? Dovrebbe essere all'ordine del giorno. Il tratto distintivo della serie, che se fosse stato così avrebbe reso la serie maestosa. Sì, un po' meglio. No, nel senso, se fosse, dato che si chiama Deadly Class, avrei voluto vedere uccisioni come se non ci fossero domani, no? Comunque sensate. Questa uccisione che mi lascia perplesso, perché solo adesso, adesso. Cioè, in quel momento perché far fuori l'unico che non c'entrava assolutamente niente con tutta la storia fino adesso? Però, abbiamo preso un finale senso, per il ciclo. Però ha senso, perché è un testimone che non vuoi che è, boom. Non lo so. Lo ammazzo. Io l'ho vissuta molto male, infatti, quell'uccisione non la passo assolutamente. Per me la cosa più intelligente che avrebbero potuto fare sarebbe stato uccidere Maria al colpo. Vediamo la testa di Chico che però arriva. Però Maria la vuoi far soffrire, perché la morte è troppo. Capito, e quindi loro due li tieni in vita. Ma l'altro lo ammazzi, ma è giusto così. Però perché di tutta la serie una scena giusta e il resto è tutto lasciato a banana, che non si ammazza nessuno mai quando è l'occasione, e invece adesso sì? Va bene, però ok. Hai voluto lasciarmi l'hype per la prossima stagione? Non ci sei riuscito. No, proprio zero. Per anzi, me. Mi hai rovinato. Per me l'hype... non ci sei riuscito, perché avete improntato la serie in una maniera che non è quella che voglio io. Quindi, ripeto, se il prodotto è stato creato per questo filone, abbiamo sbagliato. L'abbiamo frainteso. Abbiamo frainteso il prodotto è questo, ormai l'abbiamo capito, è finita la prima stagione, non guarderemo più la seconda a questo punto. Sì, no, a meno che voi non vogliate che la guardiamo, ne parliamo poi tutti insieme, si farà un video se proprio si vorrà. Ma di sicuro non affronteremo più le prime sicuramente no, però adesso comunque, tirando un pochettino le somme di questa serie, diciamo che ci lasciamo con tutte situazioni molto aperte, quindi diciamo che la seconda stagione
se farà un discreto successo probabilmente arriverà. E ma abbiamo tutto aperto perché fondamentalmente non abbiamo approfondito niente, nulla. Ci siamo occupati solo di Screzzi inutili. E poi dalla morte di Chico, in realtà quello è stata la causa scatenante di tutto quello che è successo dopo, che può anche essere interessante in realtà, perché era bellina come idea, no? Però peccato che sia andato a finire in questa direzione, capito? Però appunto, ripeto, noi la stiamo criticando per le aspettative che ci eravamo fatti, certo. Noi se avessimo da capito subito che non era quello che ci aspettavamo, non saremmo qui a criticarlo, perché l'avremmo già capito prima e ci eravamo già messi il cuore in pace prima. Tutto questo è perché siamo delusi da aspettative non attese. Ma e quindi poi essenzialmente perché quando vediamo un prodotto con delle qualità, perché questo prodotto aveva delle qualità che potevano essere, sempre considerando il fatto che il fumetto andasse veramente in questa direzione. Ahimè, probabilmente il nostro gusto non verge verso questa direzione. Ma quindi, come avete capito, delusi fino al midollo per un fraintendimento riguardo all'andamento della serie. Siamo invece curiosi di sapere se a voi ha soddisfatto, se avevate già capito che sarebbe andato in questa direzione, o se invece, come noi, siete dispiaciuti per un'occasione super mancata, esatto, rispetto alle premesse. Quindi, come possono farlo? Nel commento dovete sfogare tutto. Ma dico tutto quello che vi passa per la testa, come abbiamo fatto noi in questo video. E non dimenticatevi anche di iscrivervi al canale, perché è la cosa veramente più importante da fare. Come sempre ragazzi, in descrizione troverete i link che vi porteranno i nostri canali social. Inoltre vi informo che abbiamo anche aperto il canale Telegram, alla quale vi invito a iscrivervi per poter seguire tutto quello che facciamo. A me non resta che darvi appuntamento al prossimo video, naturalmente solo ed esclusivamente qui su We Have Seen. Un saluto da Oda. Un saluto da Beggy. Even if they are liars and murderers.